un treno per arrivare fino a Torino. Ma viene deciso di atterrare comunque all'aeroporto di Caselle. Un lampo, uno schianto e poi più niente. Oltre ai ragazzi, muoiono anche i dirigenti della squadra e gli accompagnatori, l'equipaggio e tre noti giornalisti sportivi italiani. Il fondatore di Tuttosport, Renato Casalbore, Renato Tosatti, padre di Giorgio Tosatti, e Luigi Cavallero. Il compito di identificare le salme fu affidato proprio all'ex commissario tecnico della nazionale Vittorio Pozzo, che praticamente aveva portato gli 10 undicesimi del Torino in nazionale. Non appena saputa la notizia, tutti, gli allenatori rimasti, i massaggiatori, i giocatori che non partirono, come lo spezzino Sauro Tomà, infortunato al menisco, che non prese parte alla trasferta portoghese. E non presero quel volo neanche il portiere di riserva, Renato Gandolfi, perché gli fu preferito il terzo, Dino Ballarin, fratello del terzino Aldo, che intercedette per lui. Il radiochionista Niccolò Carosio, l'inventore del quasi gol, bloccato dalla cresima del figlio, Luigi Giuliano, capitano della Primavera del Toro e da poco tempo in pianta stabile in prima squadra, che fu bloccato da un'influenza, e anche l'ex CT della Nazionale, nonché ora giornalista all'epoca Vittorio Pozzo, perché il Torino preferì assegnare il posto a Cavallero. Invitato ad aggregarsi alla squadra per l'amichevole, invitato direttamente dal capitano Valentino Mazzola, Tommaso Maestrelli, pur giocando nella Roma, non prese il volo perché non riuscì a rinnovare il passaporto in tempo presso la questura. Anche il presidente del Torino, Ferruccio Novo, non prese parte al viaggio perché era malato di influenza. Il Torino fu proclamato vincitore del campionato a tavolino e tutti gli avversari, così come lo stesso Torino, schierarono in campo le formazioni giovanili nelle restanti quattro partite. Il giorno dei funerali, quasi un milione di persone scese in piazza a Torino per dare l'ultimo saluto ai giocatori. Lo shock fu tale che l'anno seguente la nazionale si recò ai mondiali in Brasile viaggiando in nave. Un crepuscolo durato tutto il giorno, una malinconia da morire. Il cielo si sfaldava in nebbia e la nebbia cancellava Superga. Dice il capellano della Basilica, ho sentito un rombo paurosamente vicino, poi un colpo, un terremoto, poi silenzio e una voce di fuori. È caduto un apparecchio. Questo è il terrapieno che sorregge il tempio. Già monco dell'ala sinistra, l'aereo diroccò 13 metri di parapetto. Coda e timone si staccarono sulle soglie della porta che la fusoliera aveva sfondato. In un locale attiguo furono trovati due dell'equipaggio. Questa è la breccia che aprì il motore centrale, finito accanto ai piloti. Sparsi dappertutto i rottami, mentre i passeggeri che erano nella carlinga vennero compressi in 2 metri quadrati. Ironicamente illese le ruote. Resti del giornale di bordo privo degli ultimi fogli. Gli appunti di Casalbore, la fotografia del campo di Lisbona. E scarpe, calzettoni, ginocchiere. La tessera universitaria di Bacigalù. E Sentimenti non sapeva che Bacigalo tenesse tanto vicino. E ancora scarpe. Quanti gol avranno segnati. Ammutoliti gli entusiasti della domenica. Bandiera a mezz'asta alla sede della società, drappo funebre al balcone. Silenzio. Bossola e Gabetto pallidi in questo bianco e nero. Commemorazioni su questi giornali che raccontavano le loro vive gesta
e tre dei loro narratori li seguirono sino oltre la porta dell'aldilà: Tosatti, Cavallero, Casalvore. E qui Casalvore lavorava fra i ricordi dei voli giovanili e l'immagine del suo più vivo amore, la piccola Valeria. Il suo ultimo commento appare oggi attraversato da un inconscio presagio. Torino ha offerto il più illustre dei suoi palazzi per ospitare l'ultima vigilia di questi giovani. Le loro salme sono state identificate con fatica e ricomposte con amore. La folla preme, mareggia, come le porte degli stadi. Ciao mamma, dicevano per radio. Addio figlio, risponde questo singhiozzo. Lui, il capitano. Una donna piange nell'ombra, gabbetto. Un viso asciutto ti fissa immobile, Maroso. Sono le 17, la stessa ora. Scendono sulla gente le parole che Barassi pronuncia nell'interno di Palazzo Madama. Il Torino è proclamato vincitore del campionato per la quinta volta consecutiva. La moglie di Gabetto aveva telefonato all'aeroporto. Sono morti tutti, le avevano risposto, ed era stata la prima a piangere. Ma no, non piango, dice la moglie di Maroso. Il governo è rappresentato da Andreotti. 500.000 persone nel corteo e lungo il corteo. Centinaia di corone per i campioni, i giornalisti, l'equipaggio. Su questo schermo settimanalmente evocavamo i vostri nomi. Li ripetiamo per dirvi addio. Mazzola, Bacigalupo, Aldo e Dino Ballarini, Buongiorni, Castigliano, Padini, Gabetto, Grava, Greta, Loisi, Maroso, Martelli, Menti, Operto, Ostola, Rigamonti, Super. Roma. San Carlo al Corso, ufficio funebre per i caduti. E così in tutta Italia. Più cupo dolore dell'indomani, i fratelli di Mazzola, la moglie di Dino Ballarini. E i figli, la bambina di Greta, una figlia di Dino Ballarini. I bambini di Aldo Ballarini e l'altro figlio di Dino. Un tuffo al cuore, dietro questa porta si è sentito rimbalzare una palla. Chissà se un giorno questi due saranno Gabetto II e Gabetto III. Il fratello dei Ballarini. In famiglia hanno sentito la notizia per radio. Due in una volta. E i due partono per Chioggia. Ed è tornata la domenica. Passano gli aerei sui cieli dei campi. In tutte le partite un minuto di silenzio. Ma sul loro campo non si è giocato. Il sottopassaggio è rimasto vuoto. Negli spogliatoi gli armadi. Il loro corredo che doveva servire ancora chissà per quante partite. Di qui prelevarono le scarpe e i calzettoni che bevvero la pioggia del 4 maggio sul terrapieno di Superga. Oggi non è volata la moneta. Nessuno ha scelto il campo. Oggi niente palla al centro. Loro, quando andava male, stringevano i denti e recuperavano, vincevano ancora. Sotto, ragazzi, granata. Stringete anche voi i denti. Adesso tocca a voi. Da tutto questo emerge un grande insegnamento. L'insegnamento è che il capitano Valentino Mazzola e tutti i ragazzi, quando le cose andavano davvero male e si mettevano al peggio, facevano un gesto simbolico, ma che era molto più che simbolico, era un gesto reale. Si tiravano sulle maniche e decidevano che quello era il quarto d'ora granata, ovvero quei 15 minuti nei quali tutto cambia, anche se perdi 3-0, segni un gol. E quello stato di prostrazione che finora ti ha seguito, perché stai perdendo 3-0, e una perdita di 3-0 nella vita, non sul campo di gioco, può voler dire davvero la differenza tra la vita e la morte a volte. Però in quel momento, ecco, in quel momento, tutto cambia. Segni 3-1 e allora sai perfettamente dentro di te che non solo puoi pareggiare, ma puoi vincere. E quante volte è accaduto?
tante, tante volte. È successo al Torino, è successo alla nostra squadra gemellata, la Fiorentina, è successo tante, tante volte. Il quarto d'ora granata è il momento in cui tutto cambia, è il momento in cui noi decidiamo con tutti noi stessi, assumendoci quel rischio di cui parlavo prima, che tutto deve cambiare. E tutto cambia. Per tornare alla cronaca, i ragazzi erano a bordo di un trimotore Fiat G212, targato, se vi ricordate, nella trasmissione fatta per Ustica avevamo detto che l'aereo, il D19, era targato ITG. Ecco, in questo caso era marcato I Elce. Era delle aviolinee italiane che dopo qualche tempo sarebbe diventata la nostra compagnia di bandiera all'Italia. Quella l'Italia che oggi sta miseramente languendo verso la fine. L'aereo dei ragazzi decolla dall'aeroporto di Lisbona alle 9:40 di mercoledì 4 maggio 1949. Al timone c'è il comandante colonnello Meroni. Il volo atterra alle 13 all'aeroporto di Barcellona. Alle 14:50 l'Ielce decolla con destinazione all'aeroporto di Torino Air Italia, Caselle attualmente. La rotta seguita fa sorvolare all'aereo Cap de Creux, Tolone, Nizza, Albenga, Savona. Poi all'altezza di Savona l'aereo vira verso nord, in direzione del capoluogo subalpino, dove peraltro si prevede per arrivare più o meno in una trentina di minuti. Il tempo su Torino è pessimo. Alle 16:55 l'aeroporto di Air Italia comunica ai piloti la situazione meteo. Nubi quasi a contatto col suolo, rovesci di pioggia, forte ribeccio con raffiche, visibilità orizzontale scarsissima, meno di 40 metri. La torre chiede anche un riporto di posizione. Dopo qualche minuto di silenzio, alle 16:59 arriva la voce del comandante Meroni. Quota 2000 metri, QDM supino, poi tagliamo su Superga. A Pino Torinese, Pino, che si trova tra Chieri e Baldissero Torinese a sud-est di Torino, c'è una stazione radio VDF, ovvero VHF Direction Finder, per fornire un QDM, ovvero un Quota Data Management, ovvero una rotta magnetica da assumere per dirigersi in avvicinamento a una radioassistenza. Tutto questo su richiesta. Giunti quindi sulla perpendicolare di Pino, mettendo 290 gradi di prua, l'aereo si trova allineato con la pista dell'Air Italia, che è a circa 9 km di distanza, a 305 metri di altitudine. Poco più a nord di Pino Torinese c'è il colle di Superga, con l'omonima basilica, in posizione dominante, alta 669 metri. Viene ipotizzato che a causa del forte vento di traverso sinistro, l'aereo nel corso della virata sembra abbia subito una deriva verso dritta che lo sposta dall'asse di discesa e lo allinea invece che con la pista con la collina di Superga. A seguito di recenti indagini invece è emersa la possibilità che l'altimetro si fosse bloccato sui 2000 metri e quindi che questo errore strumentale abbia indotto i piloti a credere di essere a 2000 metri anziché a soli 600 metri dal suolo come in realtà erano. Alle ore 17:03 l'aereo con il grande Torino a bordo vira verso sinistra, si mette in volo orizzontale e si allinea per prepararsi all'atterraggio. E invece si va a schiantare contro il terrapieno posteriore della Basilica di Superga.
Il comandante Meroni